Allora, prima di iniziare a fare la reaction, ci siamo misurati i battiti e ce li abbiamo a 88? 88, 88, 89. 89. Secondo me succede molto abbastanza alti, cioè non altissimi, però. Tanto alti. Cioè, abbastanza alti. E devo dire che dopo questo episodio credo che ce l'avremo a 120, cioè io non lo so perché quando ci... Ecco, forse, raga, forse la nostra salute deve mi... è peggiorata grazie a questo canale. Potrebbe essere... perché abbiamo a volte crisi di rabbia, potrebbe essere questa la spiegazione. Perché in questi giorni siamo arrabbiate con l'universo. Potrebbe essere, ma forse è dovuto a Gator Academy, o forse siamo noi che stiamo impazzendo. Potrebbe anche essere questo. Ma detto ciò, benvenuti e bentornati sul Canale di canale Sofia Capiteci News. Cebiusa. Siamo tornati con una reaction a Gettere Candy. Quando si fanno furbi, volevo dire, Gettere Candy, il frutto, il frutto, io ce l'ho con sto frutto, raga. Il furto della festa d'autunno, parte 2. Allora, dura 28 minuti e già abbiamo sprecato un minuto per fare questa introduzione. Iscrivetevi, lasciate Like, like, commentate, commentate. andate sul nostro Instagram che potete trovare nel canale, cioè se andate Sì. nella pagina del nostro canale c'è scritto ciao, siamo due inutili sorelle, bla bla bla. E alla fine trovate il nostro Instagram che volete andarci a Dovrei seguire. metterlo anche sotto in Mettilo, descrizione. guarda, se Sapi è brava, inedita e si ricorda, lo metterà in descrizione. Se no, mi dispiace. Chi vorrà seguirci può andare nella pagina iniziale del nostro canale. C'è tutto, Esatto. tutto lì. Allora, ragazzuoli, allora, in verità, volevamo parlare del fandom di Gitter, che ne ho parlato di tantissimi video, ma non ce li abbiamo più fatti perché è una scusa penosa, lo sappiamo, ma c'era la scuola. Siamo molto cattive. Ripetiamo che Gitter Candy, la scuola è un hobby e per loro è Heart Attack, perché loro non hanno materia da studiare. E quindi, Già. se a qualcuno non gli piace la scuola per vari motivi, tra cui, cioè, noi potremmo anche andare qui, a cui, cioè, nel senso... E se esistesse una scuola per YouTuber, credo che, cioè, adesso saremmo già laureate. Esatto. Però, insomma, a parte questo, iniziamo Vediamo. questo episodio. E ovviamente, se non volete studiare altro, andate alla scuola di Gitter Candy. Puoi andare a scuola Lì. quando vuoi. Cioè, secondo me, pure, È un secondo me ti passatempo danno i soldi la gratis scuola. perché quell'uomo di nome Marco Martinez ci guadagna, Ci non guadagni. merita lo stipendio che ha quell'uomo. Ma infatti, lui chissà quanto guadagnerà al mese, eppure guadagna. Quindi andate pure, raga, i disoccupati diventeranno milionari Jace, sei stato colto con le mani nel sacco. Quello è l'anello di mia madre. Si trovava nella tasca del tuo zoo. No, non è l'anello di tua madre, è un anello fatto di carta per Melanie perché era talmente carina che così l'ho dato a lei. Questa è la faccia di una ragazza che sta dicendo perché, ma la mia migliore amica accusa un ragazzo che io amo. Guarda, guardate, questo è un povero cucciolo, non farebbe mai del male a nessuno, infatti non ha rapito nessuno. No. Beh, sì, detta così sembro proprio colpevole. Suggerisco di chiamare subito la polizia, Marin. E nel frattempo farlo trattenere da Ryan. Sì, sono d'accordo. Ryan? Signorina Marin, potrebbe esserci un'altra spiegazione? Ma, scusa. Marin, senza offesa, ma... James, Jake, James, cioè... James, lui, sto uomo qui, Sto tizio sta qua, babbano. come mi pare, cioè non sembra che stia tentando di scappare o Cioè, che allora. sia in una sorta di rabbia. E quindi, che bisogno c'è di farlo trattenere da Ryan? Questa è la faccia di uno disperato perché è del tipo mamma mia mi hanno inoltrato, cioè nel senso che allora se tu che so rubi una caramella e qualcuno ti accusa di essere rubato una caramella tu fai una faccia del tipo oh cavolo questi qua mi hanno appena sgamato o scappo e mi invento una scusa, sto qua in 3 minuti non ha ancora fatto nulla, vuol dire che qualcosa non sta quadrando Marin, infatti questo ragionamento comunque devo dire accusare la gente che sì hai una prova ma che ne sai che quella gliel'ha messo qui. Così non è anche da carini in pratica, non voglio difendere tutto James, però insomma, cioè. No, per favore, Melanie non può fare nulla per impedirlo. Non voglio che lo impedisca. Voglio solo sapere se pensa che io sia colpevole. Lo avevi in tasca, Jace, non serve un detective per capirlo. Melanie, No, no, non pensa che ci scommetto 50 euro.
Chase, vorrei... Ok, chiama la polizia. No, ah, pensa che... Mamma mia, ho perso 50 euro. Mamma. Quindi devo mettere che in maledetti. Cosa? Ma Claudio... Tu sta zitta, gamma. Ragazzi, mi dispiace, ok? Il gioco è bello finché dura poco. Scusatemi, sono stato io, Marina. Sono stato io a prendere l'anello di tua madre e gliel'ho messo in tasca. Ma sei impazzito, Claudio? E perché l'avresti fatto? Credo possiate immaginare il perché. No, Marina? Cosa? Claudio, spazio. Perché era tanto bello, sapete? L'anello ha bisogno di un po' d'aria, quindi bisogna portarlo in giro, No, cioè, ma fammi indovinare. Se no, finisce la fine di Emily. Ma fammi indovinare, cioè... Spero che non dirai una cosa del tipo... L'ho preso per pagare l'affitto dell'appartamento. E ora si tira fuori una storia triste. Mi servono soldi. Perché poi adesso si tira fuori una storia triste perché lui non riesce a pagare quello, non riesce a pagare quello. Eh sì, anche Gabriel voleva resuscitare la moglie, ma ha fatto del male a mezza popolazione mondiale. Sando, si stai scherzando, è il momento di dirlo. Ti pare che io stia scherzando, Marin? No, c'è anche Beh, il cappello da direi COVID. Direi che per me la festa è finita. Tieni. Jace, buona serata a tutti. Anche tu però, cioè, allora, prima di tutto, prima di sentire il discorso di Melanie che io ve lo traduco in 5 secondi, allora, ora vi riassumo il discorso di Melanie che non ho ancora sentito, però l'ho già capito, ok? Che sarà del tipo, Marina, sono veramente delusa dal tuo comportamento, ti sei fidata di un ragazzo che non conosciamo manco da un mese? Invece io mi fido ciecamente. Marin, sono veramente delusa perché non sono manco tua madre e non capisco come fai a sospettare di un ragazzo che prima era un ladro. Io mi fido ciecamente, infatti. Ma io gli darò una roba del genere. Io ci scommetto. E comunque vorrei anche aprire una parentesi. Claudio, perché ti confessi così subito? Manco dire no, ma no, raga, aspetta, aspetta, sono io il colpevole di tutto. No, subito dopo. No, scusate, colpa mia. No, scusate, colpa mia. Perché me... c'è stato un cambio di copione qua. Sì, è tipo, immaginiamo un attimo che tipo, forse dietro le riprese la camera, ho detto, no Claudio, vai, è colpa tua, vai in mezzo, è colpa tua, il copione, ricordatelo. E poi magico Claudio, tipo, ah sì, devo andare, si è ricordato all'ultimo, però comunque la battuta se l'è ricordata, questo è l'importante. Esatto. Quindi Claudio, vi facciamo un attimo un applauso perché la battuta se l'è ricordata alla Bravo, fine. Claudio. A differenza di personaggi che sanno dire solo, se ne hanno dire solo quello tipo ah non so oppure sono dire solo questo, lui almeno si è ricordato la sua battuta, bravo. Questi sono gli uomini che devono ricordarsi quello che devono dire. E poi Marin, devo dire, adesso fa la cucciola bastonata. Io mi dispiace che non gli hai detto niente, però con lo sguardo sintetizza quello che io ho detto, cioè accidenti. Jace, per favore fermati. Scusa principessa, ma i tuoi amici organizzano delle feste da schifo e voglio tornare a casa. Tu non sei arrabbiato con me? No! Nooo! Ti pare che sia arrabbiato con te? Guarda, te no, voglio... ma ti pare? Cioè, guardami. Questo è il ritratto della felicità. Lo sguardo di una persona che non ha assolutamente... Niente da cui essere arrabbiato. No, tra un po' ti paga pure il gelato. Ma guarda... Io hai fatto qualcosa che avrebbe fatto chiunque al tuo posto. Io, diciamo che ci sono abituato. Come ci riesci? A fare cosa? A sopportare che le persone ti trattino così? Sta morendo dentro, in pratica, Tutte le conseguenze delle mie azioni, principessa. Tutto qui. Ho fatto delle pessime scelte in passato ed è normale che le persone non si fidino di me. Io, no. Non dire che ti fidi di me, Melanie. Diresti una bugia. Vado a casa. Ci vediamo domani. Giusto. Buonanotte, principessa. Ma io alla fine lui ti ama. Cioè, nel senso, allora... Lui dice apertamente che i suoi gli amici di Melanie fanno, tra virgolette, bene, tra virgolette, a non fidarsi, perché non lo conoscono da tantissimo tempo. E raga, data quel di Cesare, che di Cesare, che questo è vero. Cioè, questo è vero. Noi non siamo contro questa scivola, non siamo contro, però su questo è vero, perché non si conoscono da manco un anno e quindi devono un attimo capire chi è questo qua, perché può essere anche un approfittatore, quindi... Ma che poi... Scusate un secondo, ma questo bacio è per i fan, no? Perché se no sto bacio non ha senso. Cioè, perché tu me li fai vedere due secondi fa che sono un po' ma io
Non so se mi fido, se faccio bene, ma questo e ma quello. E poi, Boom, bacio. e poi, boom, bacio. Così, di botto, senza senso. Cioè, raga, poteva essere, come dire, che non ci fosse un bacio, ma ci fosse una frase, ok? Che facesse intendere comunque, io comunque so che di te, non, da parte di James, potessi dire a Melanie una roba del tipo, comunque Melanie, io comunque mi fiderò sempre di te. Una roba del genere, che è un po' come se fosse un bacio, però è detto a parole, forse sarebbe stato più... Se avresti fatto più così coinvolgente, non so, perché questo bacio fosse così subito. Però, comunque, raga, non siamo noi, non siamo contro questa ship, non siamo contro me, non siamo contro nessuno. Però, dobbiamo dire, da una parte diamo ragione a Marin, perché questo ragazzo sarà bravo, avrà anche salvato l'umanità, avrà salvato tutti gli animali dall'estinzione, ma comunque non si conoscono da un mese, cioè non è che si Cioè, si conoscono da 2 settimane. conoscono da qualche settimana. Cioè tu, come fai a fidarti di una persona che non conosci da tanto Che poi tempo? non è neanche stiamo dicendo che le persone che conosci da 3 anni, sì, puoi anche darmi 1.000 euro, tanto loro te le daranno, non ti preoccupare. Non stiamo No. dicendo questo, perché anche le persone che le conosci da 20 anni possono anche imbrogliarti, eh. Invece sono delle persone che conosci da 2 giorni, in cui, da 2 giorni, 2 o 3 settimane, che in verità sono brave e tutto. Però comunque, capisci dopo un po' di tempo se quella persona tiene veramente a te oppure no. Cioè, almeno questo. Quindi tu vuoi ancora stare con me, anche se non ti ho difeso e... Certo che voglio stare con te, Melanie. La fiducia di una persona va guadagnata, non è che perché ci stai insieme allora ti fidi al Infatti, 100%. E io farò di tutto per guadagnare guarda, la tua fiducia. bravo! Questa è Infatti. giusta, è giusta. Questa è metti Infatti. questo, è Ti giusta. assicuro che mi impegnerò con tutto me stesso per far sì che io non debba più vedere quello sguardo. Te lo prometto. Beh, bravo, voto 20 su questo. Io andrò a rimettere questo a posto. Willy, per favore, fa sì che la festa continui. Sicuro, Marina, conta pure su di me. Grazie. Marin, dai, non ne voglio parlare adesso. Perché sono già stata abbastanza impulsiva per stasera. Ci tengo a te, Claudio, ti voglio bene, ci legano anni di amicizia e quindi deciderò di starmene zitta. Ehi, Claudio. No, lascia stare, Mike. Me ne vado. Ok, ragazzi. Beh, queste cose, insomma, ormai dovremmo esserci abituati. Facciamo sì che questa festa continui, che ne dite? Vi siete vestiti così di tutto punto e le signorine si sono truccate. Non vorremmo mica far sprecare tutti i soldi del make-up, eh? Wow, Willy, sono così fiera di te che tu abbia detto questa cosa. E Ragazzi, infatti, veramente, hai ragione. La festa infatti. deve continuare perché comunque il fondotinta costa, il mascara costa, il tempo dell'outfit e tutto c'è. Cioè, Ragazzi, ma avrei tutto insieme costerà più di 20 euro, voglio... No, perché così... Sì, certo. La festa di Marine continua, ragazzi. Pensi che Melanie sia andata via con Jace? No, tornerà sicuramente qui per prendersela con Marin. Comunque, io vado via. Me le ricordavo molto più divertenti le feste di Marin. Devo andare. Ragazze, pensate quello che sto pensando io. Sì, Ryan, è solo che non ci aspettavamo l'uscita di Claudio. Già, con la sua ammissione di colpa, purtroppo abbiamo le mani legate. Ehi, Seychelles. No, boh. E allora, come ti senti? No, Che ti prego, boh! scusa! Ci sei, ma il nostro babbuino preferito, Finalmente ci finalmente! sei Nostra mancato. divinità principale! Dov'eri fino a questo Dov'eri tempo? fino a questo Si era tempo? preso una vacanza, spero. Cioè, meno male che sei tornato, sennò Meno male, io a no, stasera non potevo andare a dormire sogni tranquilli. Cioè, boh. mamma mia. Sì, ma che bello, che Mamma bello. mia. No, No, boh, è boh. tornato! No, boh, è Con gli stessi tornato. vestiti che non si lava tipo da 3 mesi! Ma fa niente! Fa niente, Marin lo no, ama ma... lo stesso, questo è quello che importa. Sì, anche Quello se puzza, che ma... importa, non fa niente. Non fa niente. Infatto, dovresti chiederlo a Melanie, non a me. Beh, Dovresti farti un bagno, no? Perché puzzi, però però ti amo lo stesso. stesso. No, raga, potete mettere che sono un vestito differente? No, perché sembra che non si faccia. Cioè, io non è che dico che se dopo un giorno puzzi, non ti sto dicendo questo. Ti sto dicendo che boh, forse che so 3 giorni mi metti questo vestito, 2 episodi, poi lo cambi. No, no, per risparmiare il budget, sempre lo stesso vestito. Ma ci sta, anche i Nasmino Tet hanno lo stesso vestito sempre, non lo cambiano mai. Sempre. Ovviamente questa cosa è per risparmiare il budget, eh. Devi risparmiare soldi e budget per fare sta roba. Peccato che Melanie non sia l'amore della mia vita, né la mia ragazza, quindi lo sto chiedendo a te. Non sei arrabbiato con me? Beh, se non sapessi quanto ci tieni a Melanie, probabilmente sì. Sarei più deluso che arrabbiato. Invece so che l'hai fatto perché tu le vuoi bene come una sorella. E pensare che lei, la tua migliore amica, stia con un poco di buono ti manda fuori di testa.
Sì, io vorrei solo che lei non soffrisse più per i ragazzi, per suo padre, per la sua famiglia. Ma infatti dovrebbe stare single, mamma. Questo vorrebbe dire fare un sacrificio. Quella ragazza deve pur smettere di soffrire prima o poi. Lo so, Marine, lo so. Vieni. Però non sei tua madre, mi dispiace, Marine. Sei sua migliore amica, siete sorelle, che siete best friends, ma non sei ancora sua madre, eh? Cioè, perché sua madre è andata alle Bahamas adesso, letteralmente. Cioè, nel senso, sua madre non se ne occupa più. Va bene. Trasportare dalle emozioni, prima. Sì, è stata una scenata orribile, non avrei dovuto farlo davanti a tutti. È che ero così convinta, sono stata così cieca. Oh, dovrei chiedere scusa a Jace. No. Chiedi scusa alla pianta dietro, perché serve, perché è rimasta un po' traumatizzata da questa roba dell'anello. Anche all'anello, chiedigli scusa per essere. Cioè, anche a Nobu per avergli appena parlato, sì, mi raccomando. Però Jace, mi raccomando. Dovresti chiedergli scusa. Lo farò. Non so se ti perdonerà, però. Alla pianta. Ma no, scusate, mandate il piccione viaggiatore, così almeno ti risponde per un'altra lettera. Fate così. Lo so, lo metto in conto. Ehi. Adesso torniamo giù e ci vediamo. Ma scusa, ma lei non ha il numero di Jace? Come va? Sta qua? Lo cercherà su Instagram, di sicuro. O su TikTok. Devo sprecare tutte quelle leccornie alla zucca e alla cannella. A te non piace la cannella? Beh, ma abbiamo una nozione in più, segniamocela da qualche parte. Nobu. Allora, no, raga. No, aspetta. Nobu non piace la cannella. Segna. Così almeno c'è nei piatti che noi gli daremo. No, allora. Nobu. No, cannella. No. È una cosa importante. Scusate, ma è una cosa per. Scusate, però certe scene. Scusate raga, ma questa roba di Nobu, che cioè, nel senso, in caso che quando lui conquisterà il mondo, cioè qualcuno gli porta un piatto avvelenato, i chef devono controllare che non abbia la cannella, eh. Sì, esatto. Mi raccomando, mi raccomando, perché se abbia la cannella sto qua, proprio lo schifa questo dolce che non si può più mangiare. Quindi tutti mi dispiace per le persone che gli piace la cannella, mi dispiace, Nobu non la prova, quindi mi raccomando, se avete qualche altro dolce che potrebbe piacere a Nobu, provate a proffrirgli questo dono, così almeno, cioè, forse solo dei tipi di cannella, però non so, cioè dovrebbe essere solo una la cannella, però mi raccomando, per il nostro sovrano questo è altro. E chissà quante altre cose non gli piacciono che noi non l'abbiamo ancora scoperto. E ovviamente, cioè, nel senso, se lui dice che non gli piacciono i capelli lunghi, io domani me li faccio tagliare in stile cortissimi. Intanto stavo per accecare una sapì, però lasciamo perdere. Quindi mi raccomando, per la nostra divinità si deve fare. Andiamo avanti. Ecco, io devo comprarmi le stesse scarpe di Nobu. Devo trovarle. Le cerco su internet e a costo di spendere 100 euro le devo trovare. C'è di tutto, quindi Seychelles, vorresti provare a farmi piacere la cannella? Certo, è impossibile che non ti piaccia la cannella. Insomma, dai, non hai assaggiato i cinnamon rolls? No, non li ho assaggiati. Ok, allora andiamo giù e ci ingozziamo di cinnamon rolls. Mi sembra assolutamente. No, aspetta, che cosa sono? Scusate, non siamo ignoranti in questa materia. Allora, sono dei dolci. Noi non facciamo alberghiero. Gente che fa alberghiero, comunque appassionato di caccine, oppure gente normale che. Chissà cosa sono, perché sì. Scriveteci qua sotto nei commenti cosa sono, perché credo che sono dei dolci o cupcake. Non saranno, però. Dei dolci, secondo me, perché dal nome. Poi forse dopo li cerchiamo su internet, noi non lo sappiamo. Noi non vogliamo dire a Bambera, cosa che noi non sappiamo, scrivetelo qui sotto nei commenti se voi lo sapete. Oh, cosa? Siamo chiusi nella tua camera da letto e non c'è Gertrude. Non ci pensare proprio. Adesso ho voglia di cinnamon rolls. Ma. Melanie, senti, mi dispiace tantissimo. Scusami, non avevo. Oh, questa è la faccia di una del tipo: ora ti ammazzo o ti ammazzo. No. Oh no, giuro, io butto il telefono adesso. Io se la prima cosa. Appena lei dice una vocale, io mi alzo e me ne vado. Perché ti voglio un mondo di bene e non volevo vederti soffrire per. Cosa? Per la mia ennesima scelta sbagliata? Per lui. Ok, ora me ne vado. Bene. Addio, raga. Bene, ma Cibiusa, ti dobbiamo 50 euro. Sì, mi dovete. Ha indovinato. Ha indovinato, Cibiusa. Infatti. Senti, Marina, volevo chiederti una cosa. No, ti prego. Non mettiamo a repentaglio la nostra amicizia per un ragazzo. Io chiederò scusa, Jace. Volevo chiederti se posso dormire qui stasera. Cosa? Vuoi dormire qui? Ti ruberà di nuovo. Io se fossi in Marine gli direi una cosa bruttissima. Però io la direi. Allora, tu senti offesa, però io gli direi: Melanie, ma mi vuoi rubare di nuovo? Vuoi rubarmi l'anello come ricatto? Mi vuoi rubare una borsa? No, perché ti voglio male, ma no, perché per una vendetta mi vuoi bruciare casa con io dentro? E poi tu sei davanti a casa mia e ridi magnificamente. Cioè,
No, così, cioè, non voglio pensare male, ma così per però... una vendetta, cioè, non lo so. Con me? Sì. Beh, Jace, se n'è andato con Ruby, io devo tornare con lui e mi farebbe piacere dopo la festa parlare con te come abbiamo sempre fatto. Che ne dici? Ma certo, certo che sì! Marine, dai! Oh, la mia amica! Te l'ho mai detto che hai un bellissimo profumo? Come sta Jace, Melanie? Oh, bene, lui... Ti hai ripreso, ti hai ripreso. Cioè, questo conflitto è durato 5 secondi, però dopo 5 secondi si fa pace. Certo, tra migliori amiche tra 5 minuti si fa anche pace, mamma mia. Pubblicità! Devo buttare questi compiti. Gertrude, dopo preparare il letto per Melanie. Oh, ma attento, signorina Melanie, con molto piacere. Grazie. No, ma perché non riesco a venirmi a casa? Era la pubblicità dei compiti, io stavo dicendo infatti a sapere che i compiti bisogna buttarli, mi raccomando, mai farli, mai farli. Imparate da noi. Ciao tesoro, come tesoro, il mio tesoro. Mi manca solo quest'ultimo punto. Oh, sono distrutto, vorrei solo andare a letto. Non posso crederci, sei ancora qui? Mimi, e tu che cosa ci fai? Ovviamente la biblioteca non è che ha degli orari, La no. scuola la non ha degli orari, non fa fino a mezzanotte. Ma allora, forse sono io, proprio... che non ho idee, ma io dico la biblioteca avrà degli orari di chiusura, per esempio. Giusto? Dove noi andiamo, dove c'è la biblioteca, lei è aperta solo di mattina, il pomeriggio non puoi andarci, la sera non puoi andarci, di notte non puoi andarci, se vuoi poi, ovviamente se vuoi rubare un libro, però mi sembra too much, cioè nel senso, se vorrei rubarti un libro, però io dico, se vuoi andarci vatti di mattina alle 9 alle 10, alle 10, cioè puoi andare, nessuno ti dice no, no, devi andare alle 5 di mattina, nessuno te lo dico, quindi io dico, ma scusate, questa biblioteca è aperta 24 ore su 24 fino a mezzanotte, wow, vorrei proprio, no, sei veramente aperta, quindi mi dispiace soprattutto per la bibliotecaria, poverina, farà dei turni strazianti sta porella. E comunque, dove sia, mi raccomando, se sapete la posizione mandatecela a noi, perché vorrei tanto sapere, così almeno, cioè nel senso, se è aperta 24 ore su 24 un tanto ce lo faccio, io. Non dovresti essere alla festa di Marina? Ho pensato, non ricevendo il tuo messaggio di recap, che venire qui a controllare come stessero andando le cose fosse più importante. Certo, come no. Scommetto che alla festa non c'era Richard, ecco perché sei tornata qui. Certo, pensa ancora che io metta davanti allo studio questi stupidaggi. Noi siamo rimasti un attimo. Chi è? Chi è? Allora fammi vedere cos'è che ti manca. Non mi manca nulla, facciamo tutto. Dai, hai chiesto alla custode della biblioteca di rimanere fino a tardi. E te l'ha concesso solo perché praticamente vivi qui. Quindi c'è per forza un punto che non riesci a concludere. Ah, e va bene, sì, questo. Te lo dico solo perché voglio tornare a casa. Fa vedere. Ok, sì. So io dove trovarlo. Ecco. Guarda caso lei lo sa dove trovarlo, ma guarda. Cioè, se casomai lei non sarebbe riuscita a trovarlo, cosa avresti fatto? Cosa avreste fatto? Bruciato i fogli? Non vederlo, ho riletto questo libro 3 volte. Beh, probabilmente perché sei stanco. O molto più probabilmente perché non sei bravo quanto me nel memorizzare i capitoli. Da sicuro, signorina Martinez. Da qua. Finisco io la ricerca, tu vai a casa. Bruciamo, io brucio, non ti preoccupare. Tu vai a casa fino ad ora. Io inizio a bruciare la biblioteca. Così, parliamo prima. Dimmi se devo cercare altro, ok? Allora, iniziamo. Bene. Ti ho detto che senza di me non avresti mai per farlo. Certo che l'avrei finita, Mimì. Ma non così bene. Non così bene, ok. Sono a casa. Le feste di bimbi finiscono presto. Oh, Jace, no, già. Voi stavate sorvegliando Camille. Vi siete collegati alle telecamere di casa Seychelles, quindi... sapete tutto. Jace, mi spiace. Ma aspetta. Ce l'avamo dimenticati che siete una banda. Stalking in pratica. Sì, perché bisogna stalk. Raga, mi raccomando, anche dei ragazzini di 18-19 anni iniziano a stalkerare di un'altra ragazzina. Però mi sembra giusto. Mi raccomando, a casa fatelo con i vostri amici, amiche, parenti. Mi raccomando, comprate, chiedete a Babbo Natale, visto che Natale sta arrivando, però anche Halloween, chiedete a Babbo Natale per Natale, se siete sulla lista dei buoni o dei cattivi, di farvi regalare una bellissima telecamera o comunque un drone o comunque dei vostri genitori. Mi raccomando, poi mettetela in un punto dove non si può vedere, così le persone non se la vedono, e così tipo di notte andate a vedere se quelle, cosa stanno facendo i vostri amici, parenti, eccetera, così diventerete degli stalker perfezioni, potete andare in galera. Mi raccomando, fatelo, così diventerete dei babuni. Non fatelo, insegnamento danno. Tantissimo per quello che è successo. Che è successo, Robin? Sono ancora vivo. Già, ci dispiace, Jace. Sappi che... ecco, Marina l'ha fatto. Lo so perché l'ha fatto, Betty. Non sono nato ieri e non devi spiegarmelo tu. Vado a letto. Betty, potresti... Sì. Il letto è la pianta, cioè nel senso... non ci hanno mai passato il letto di James perché sarà la pianta. Cioè, unica spiegazione è quella. Vado a parlare con Candy e Daisy. Buonanotte, Robin. Buonanotte, Jace.
Allora, posso o non posso andare a letto? Non sei mai andato a letto a quest'ora. Jace, con me non farai finta che la cosa non ti importi. Ti ho visto il tuo sguardo. Questo sguardo? Sì, lo so, fa impazzire tutti. Jace, che vuoi che ti dica, Robin? Ormai la mia vita da 10 anni a questa parte è sempre così, sono sempre quello indesiderato. Non posso farci niente, punto. E non ti darà neanche un motivo, ragazzuolo. Jace. Non è che perché la gente ti odia, forse la mia vita ti darà un motivo. È sempre così, sono sempre quello indesiderato. Non posso farci niente, punto. È inutile che me la prenda. Puoi ammettere che la cosa faccia male. Eppure c'è senso, Sai che non è vero. Buonanotte, Robin. Si può sapere che diavolo hai fatto? Lo avevamo in pugno, stavano per chiamare la polizia. E me lo chiedi pure, Camilla. Doveva essere uno scherzo, solo per farlo screditare agli occhi di Melanie. E tu gli vai a mettere in tasca l'anello della mamma di Marine? Beh, volevo andare sul sicuro. No, tu volevi andare sul pesante. E mi dispiace, ma non erano questi i patti. Non l'avrei mai fatto arrestare per colpa mia. Ma tu non hai fatto nulla, Claudio. Sì, però lo sapevo. E poi, mi spieghi perché lo volevi fare arrestare? Che ci azzecchi tu? Sono raffreddata. Jace, che cosa? Ferma, ragazzo. Io stavo facendo tutto questo per aiutarti, ok? Per farti riavere la tua amata Melanie. Non dimenticarlo. Non lo so, a me sembra che tu ci abbia messo un bel po' di impegno. Beh, che ci vuoi fare? Prendo le mie missioni molto seriamente. Sì, certo. E comunque, avresti potuto farlo arrestare. Avresti fatto un favore alla cittadinanza. Non solo alla tua relazione con... Ma l'hai visto lo sguardo di Melanie? Scusa? Hai visto Melanie come l'ha guardato? Stava cadendo a pezzi davanti agli occhi di tutti. Vuoi dirmi che hai fatto quello che hai fatto per non far piangere la piccola Melanie? Sì, Camilla. In verità che sì. Tanto io è quindi. Cioè, lo sei messa peggio di quanto pensassi, Claudio. Abbiamo appena concluso la ricerca migliore che quel professore abbia mai visto in tutto. Ma ok, se tu hai per domani, ma se per la prossima settimana avete ancora tempo, eh. La sua vita da insegnante? Questo va ben oltre la più. Mi sono contento. Beh, certo, prenderai anche tu il voto più alto, grazie alla nostra collaborazione. Sono contento che tu abbia detto che è la nostra ricerca. Oh, come vedi, mi studiare insieme a me non è poi stato così male, no? No, ma non ti montare la testa, non succederà più. Perché? Come perché? Perché? Perché non possiamo studiare insieme, Mimì? Perché non possiamo... Ma ragazzi, sono in prima superiore da 2 settimane, hanno già da fare una ricerca. Wow, voglio parlare col professor professore. Proprio subito, wow. Nel tipo, ok ragazzi, prima cosa da fare, ricerca per la prossima settimana. Benissimo, bravo professore. Allora, amici, come eravamo prima? Ma che tre che ne diciamo che non fanno niente, però... Quelli di prima li... Ah, quindi quelli più grandi non li fate lavorare, ma quelli di prima sì. Disgraziati, maledetti. Disgraziati che non siete altro. Questo è violenza per i minori. Cioè, poverini, di qua li fanno studiare. Cioè, giuro, Gitterkenny, cioè, alterna degli orari. Cioè, sono questi qua che studiano fino alle 3 di notte e ci siano Gitterkenny, non li abbiamo mai visti studiare in... Boh, 5 anni che sono a scuola, io non lo so. Hanno un problema serio. Mimì, senti, ho sbagliato quella festa, ok? Se avessi saputo che quello avrebbe rovinato la nostra amicizia, non ti avrei mai baciata. Mi manchi. Manchi a me e manchi a Rosita. Per favore, ricominciamo da capo, ok? L'ho capito, non vuoi stare con me e va bene, posso accettarlo. Possiamo andare avanti e proseguire come prima. No, io non posso proseguire come prima. Perché? Perché no? E ora lasciami stare. Per un bacio, fine. No, non posso, per un bacio, mi dispiace, era troppo per me. Mamma mia. Via proprio di una cosa del genere. Ma senza poi pensare alle conseguenze. Voglio dire, ha fatto delle scelte un po' sceme negli anni. Però, boh, questa cosa mi sembra eccessiva pure per Claudio. Mike? Sì, in effetti, sì. Vado a vedere se ci sono altri pancake. Mike? Eh? Che succede? Succede che sono finiti i pancake. Ci sono solo i marshmallow. Mike? Ok, io, Te ne erano due di pancake, fine. Claudio, per fare quello che ha fatto. Tu? Cosa? Non sapevo però che cosa avrebbe fatto. Sapevo solo che avrebbe fatto qualcosa per far lasciare Melanie e Jace. Mike, sul serio, proprio tu. Ritter, come ho detto anche a lui, non puoi paragonare te a Jace. Mike, tu più di tutti dovresti capire cosa si prova quando qualcuno vuole farti lasciare la persona che ami. E poi Melanie è tua sorella. Proprio per questo, Glitter, volevo proteggerla. Ma non capite che questo è l'errore? Non fate altro che proteggerla. Melanie è grande e ragiona a modo suo, ok? Ma è molto più matura di altre ragazze della sua... però qualcosa bisogna dirlo, Cioè, non è che su questa cosa si vuole buttare da un dirupo e tu dici, brava, buttati da un dirupo, ma che dici qualcosa, Raga, ascoltate. Non è che siccome una persona è maggiorenne fa tutte le scelte giuste. Raga, anche le persone maggiorenni di 20 anni, di 25 anni possono sbagliare. E poi vita. Vorrei dire, non è tanto il problema di fare una decisione, il problema è sentire l'opinione degli altri. Lei in Twitter sta dicendo, ok, ma lei è abbastanza grande a decidere per sé. Sì, ho capito, e va bene, ok, ci sta. Ma potresti anche dire a Mike, digli la tua opinione, ma poi non è che dici, visto che lei vuole il cupcake, la fragola, tu lo vuoi che ha il mirtillo, quindi fagli tutto per impedire che lei prenda quello, la fragola, quindi vai in una gelateria, una pasticceria che vende tutti quelli ai mirtilli, guarda caso. No, cioè nel senso, cioè,
non so se mi sono spiegata, però nel senso che il discorso è, non è tanto che lei prende una decisione e il parere degli altri, nel senso, se tuo fratello ti dice di non buttarti da un balcone, ma dovrò ascoltarlo oppure no? Lì è un, come dire, ti sto avvertendo di una cosa, poi sono delle conseguenze, esatto. Poi, cioè nel senso, lei ha deciso di stare con Jace, poi ci sarà una conseguenza di tutto, cioè nel senso, questa conseguenza può essere positiva o negativa, non sto dicendo che sia tutto negativo, forse poi tra due giorni diventerà poi pittrice mondiale, la vedrò al TG, cioè potrebbe anche essere così, E poi, che sbagliasse, Mike, le persone non possono essere sempre protette da tutto. Esatto. Bisogna lasciarle andare, lasciarle prendere le loro decisioni. Esatto, sì, è quello che vi stiamo dicendo noi. Più. Lo spero bene, altrimenti avrai molte altre cose da farti perdonare oltre al tuo, carina. Glitter, per favore, non ce l'avrai davvero con me per quello che ho detto? Certo che no! Ce l'ho con te per quello che non hai detto. Ok. Allora vieni, ti dirò cosa penso di quest'outfit. Cosa? Ma Mike, la festa! Non mi interessa della festa. Ma no, questo non mi serve. Allora, mettiamo la ho mandato un pezzo, pure diamo agli altri. Sì, fantastico. Diciamo di fare un cancio. Avvicinati. Ma... ecco. Ti basta come risposta? Sì, penso sia... No, attenzione, piccioncini dietro l'angolo. Dai, lasciali stare. Beh, comunque, non ci si annoia proprio mai a queste feste. Già, proprio mai. A proposito, tu che cosa volevi dirmi? Ma nulla di che importante. Che fai schifo, momento, non insomma, possiamo anche dire dopo. Scherziamo. Anche questo è fatto. Finalmente abbiamo finito, Neb. Birta, te l'avevo detto che ce l'avremmo fatta entro domani mattina. Dai, devo sistemare questi così domani mattina Ryan li ritira prima. Ma no, posa. Che cosa ne dici se invece ci facciamo una bella tazza di latte con i biscotti? A quest'ora, Neb? Ma sì, dai, spuntino di mezzanotte. Ci sto. Oh, a proposito, ma sai che non ho trovato alcune cose? Tipo cosa? Beh, una borsa e dei gioielli. Ti sono spariti dei gioielli? Sì, ma cosa? Guarda caso, chissà come mai. Sarà una coincidenza, di sicuro. No, aspetta. Raga... Raga, no, aspetta, c'è qualcosina di strano. Borse e gioielli che appartenevano a Reb. Una, quelle importanti le ho in una cassaforte, però non le ho trovate. Magari prima di giungere a conclusioni affrettate sulla nuova cameriera che hanno assunto i nostri genitori, ecco, controlla anche se manca qualcosa in camera tua. Lo farò, Reb, lo farò. Chi è questa cameriera? Scusate, non me la ricordo più. E lei? E lei? Allora siamo messi benissimo. Siamo messi benissimo. Reb, mistero scoperto. Ta-dan! Guarda, fagli pulire la camera tua così almeno ti prende anche il telefono, siamo voi sia a posto. Buono c'è che alle feste di Marina si mangia sempre benissimo. Ah, quante prelibatezze. Sono contento che almeno il cibo ti sia piaciuto. Tutto ok, Cosmo? Stasera mi sei sembrato un po' sottotono. Era per Glitter non mettere in mezzo Glitter. Ok, allora c'è qualcosa? Beh, dimmelo tu. Ma io che dico, no, gli occhi di Cosmo hanno uno sguardo del tipo, non so, sembrano un po' del tipo, sto guardando il cielo, fino, ok che volete dare una cosa, hai visto che Cosmo, insomma, però non so, sembra che sembra sempre guardare l'altro, mamma mia, cioè, sei un po' troppo filosofo, Cosmo. Sì, e non da te, Clary. Io, Cosmo, io e Jace ci siamo baciati da piccoli, insomma, eravamo alle medie, avevamo 13 anni, e stavamo giocando al gioco della bottiglia, non è neanche annoverabile tra i veri baci, e Clary, a me non interessa davvero che cosa hai fatto quando avevi 13 anni. Voglio solo sapere perché hai avuto paura di dirmelo. Io non ho avuto paura di dirtelo. Ah no, è tutta la serata che cerchi di dirmelo e non ci riesci. E mi avresti dato la buonanotte senza dirmelo. Non so, credevo, boh, che te la saresti presa. Chi sta con te, io o Jace? Tu, a chi hai detto ti amo, a me o a Jace? A te. E chi sta per baciarti, io o Jace? Spero tanto che sia tu. Speri bene. Quindi è tutto ok tra noi? Certo che sì. Mentre manca ancora un bacio, perché se no non puoi essere considerato un episodio di Chitrakeni. Manca ancora una coppia che si deve baciare. Che abbiamo ancora in lista qua. Sì, lo so. Delle coppie che si stanno abituate a vivere con uno che aveva scatti di rabbia. Io non mi arrabbierò con te, Clary. Andiamo avanti. Siete carini, per carità. Abbiamo capito, siete carini, ma andiamo avanti. Sono rinata. Me la sicura che non vuoi fare il bagno? No, tranquilla, Marine. Sei a posto. Ok, però ho una bomba da bagno. Marine, sto bene, sul serio. Te l'ho detto, non sono arrabbiata con te. Ma perché? Come sarebbe a dire perché? Dovresti esserlo? No, non dovrei. Sto
provando a mettermi nei tuoi panni. C'era acqua che scolle. Un minuto di silenzio. Forse deve farsi. No, ma è appena uscita dalla vasca, giusto? Sì, infatti. Appena uscita dalla vasca, giusto? Sì, infatti, giusto. Avrei fatto anch'io la stessa cosa. So che in alcune scelte che faccio chiedo a tutti di fare. Noi intanto ci comprendiamo per quei pochi minuti. Devo essere più comprensiva verso le persone a cui chiedo di comprendermi. Oh, mi sembra un ragionamento molto saggio e maturo. Che cosa hai fatto della mia migliore amica? Beh, che tu ci creda o no, mi ha ispirato a Jace. Ma dai. Sì, lui. Sì, lui è la pubblicità. Andiamola. Che bello. Lui. A me invece mi ha ispirato Babbo Natale. Non lo so. È sempre così sicuro di sé. È sempre così anche me. E non so perché. A me ha ispirato la Befana. E poi ovviamente Nobu. Noi siamo discepoli di Nobu, mi raccomando. Ha fatto le scelte che ha fatto, ma su tutto il resto, credimi, Marina è una persona fantastica. Credevo che se la sarebbe presa con me per questa sera, che avessimo litigato, invece non l'ha fatto. Capisco. Beh, Melanie, sono contenta che tu abbia trovato una persona che ti capisca e ti faccia stare bene. E da oggi prometto che è a questo che penserò, senza giungere a conclusioni affrettate. Bene. Sì, però non ne siamo tutti di tipo mi vedo ciecamente di lui, adesso mi raccomando. Quine, e uno deve andare a letto, te lo ponte le volte camomille. Ciao, oh, Gertrude, ma che dolce, grazie. La camomilla come noi, wow. Grazie a noi. Oh no, no. Voi avete un livello di pensieri in bui troppo alto. Andrò a leggere il mio libro preferito di Jane Austen. Già, come va con Nobu? Signorina Martinez, per favore, si faccia gli affari suoi. Cosa? Signorina Seychelles, le ricordo che sono affari miei. No, non mi interessa come faremo, quella Camille deve pagarla. Non avete idea di come sia tornato Jace a casa? Già, deve pagare per l'anello, deve andare da Betty dai dei soldi. No, scusate, volevo farlo questo. Lo so Betty, ed hai ragione, Camille... Ogni giorno che passa mi fa sempre più paura. Già, quella ragazza è tremendamente furba. E poi ha lasciato che Claudio si prendesse tutta la colpa, senza battere ciglio. Beh, probabilmente sapeva dell'amicizia tra Claudio e Marina. Sapeva che Marina non avrebbe mai denunciato Claudio. Quella tipa è pericolosa, deve allontanarsi da tutti noi il prima possibile. Beh, che andiamo, idea. Già, noi sappiamo benissimo che tutto il piano era di Camille. L'ha messo in piedi lei e l'ha anche attuato lei. Ma Daisy... Ma avrete delle telecamere con Camille? Non potete mandarla alla polizia. Non potete farlo. Ma lei ha rubato l'anello, lei poi l'ha dato a Claudio, che cioè non potete fare una roba del genere. No, troppo complicato. Esatto. Dobbiamo complicarci la vita, raga. Esatto. Claudio l'ha difesa, quindi se non possiamo fare leva su di lei, faremo leva su Claudio. Già, eccoci qui. Grazie davvero per avermi accompagnata, Ryan. Di nulla, Nebula. Buonanotte. Ryan, dimmi, è vero, Rebecca sta pensando costantemente a domani sera? Beh, sì, è normale, insomma, cambierà vita, vivrà... Da sola sarà autonoma e non è per questo, Ryan. Per la cena di domani sera, non vede l'ora di prepararmi un cupcake, Solo per quello, nient'altro, Lei ha paura che tu... Che io cosa? Che tu continuerai a nasconderti da lei. Ah. Indossi sempre i guanti quando la accarezzi e lei spera tanto che, almeno in casa vostra, potrai mostrarle le tue cicatrizi. Senza vergogna, ecco. Ci spera tanto, no, Ryan. Per me è difficile, lo so, ma andrete a vivere insieme. Lei ha chiesto di sposarti. È la tua donna. Nebula! Io ti voglio bene, per carità, sei carina e tutto. Ma comunque, perché ora ti interessi di Rebecca? Scusami, ok, che è tua amica, ma ok, ma insomma... Nebula... Ascolta, Nebula, ti prego. No, lo traumatizzi ancora di più. Lo traumatizzi ancora di più, questo poverello. Già deve capire cos'è uno più uno. E lo proprio mi sta dicendo che uno va 3.000, cioè, non lo so. Devi fare questo passo per lei. Sì, sì, hai ragione. Grazie, Nebula. Buonanotte. Buonanotte. E finisce, finisce così. No, questa è la mia faccia dopo un eco. Questa è... No, oh! Telefono. Questa è la mia faccia dopo questo episodio. Niente, raga, noi ci fermiamo qui. Diteci cosa ne pensate nei commenti. Lasciate le commentate, iscrivetevi. E noi ci vediamo presto con nuovissimo video. Ciao. Aiuto, è tardissimo, che ore stanno? Le 23:18. Oh mamma mia. Fantastico, quasi mezzanotte. Benissimo. No, aspetta, come in questo episodio. Oh! Bellissimo, bellissimo. Comunque adesso devo chiamare un attimo Gitter Candy. Scusate, dov'è il telefono quando serve? Devono darmi 50 euro solo perché ho indovinato due cose.